Parliamo del rapporto 10 verità sulla competitività italiana, un rapporto da cui emergono alcuni dati assolutamente sorprendenti, che parlano di un'Italia leader in alcuni settori come la green economy, la sostenibilità ambientale, il turismo e soprattutto l'agricoltura e il settore agroalimentare. È la fotografia di un paese sicuramente in crisi, sicuramente un paese che sta attraversando una fase molto difficile, ma anche un paese che non può essere considerato un paese senza futuro. Assolutamente sì. Sono settori che hanno un significato molto importante per noi, soprattutto se si guarda la prospettiva. Quando discutiamo della nuova economia italiana, degli scenari che avremo davanti da qui ai prossimi anni, dovremo molto discutere di questo. Io sono molto contento che in particolare sulla frontiera agricola e agroalimentare esistono ovviamente dei problemi che non possiamo sottovalutare, ma ci sono anche veramente tantissime potenzialità da sfruttare molto più di quanto non è stato fatto fin qui. Ecco appunto, il settore agroalimentare è un settore che in questi anni di crisi ha retto e anzi è un settore che continua a crescere. Quali sono le mosse che il governo mette in campo per agevolare e per favorire gli investimenti e la nascita anche di nuove imprese in questo settore? Ma io devo dire che in questi mesi abbiamo fatto parecchio, credo che si sia visto e comunque sono molto contento del lavoro di questi mesi, perché con il piano di interventi Campo Libero che abbiamo portato a compimento agli inizi di agosto con il decreto competitività, noi abbiamo dato una scossa importante al settore, abbiamo favorito la possibilità di un'occupazione stabile in particolare per gli under 40, introducendo per la prima volta nel settore agricolo delle deduzioni IRAP che poi in realtà anche la legge di stabilità ha portato, diciamo, su scala più vasta. Abbiamo introdotto alcuni crediti di imposta per agevolare anche alcune frontiere nuove, si pensi anche solo allo sviluppo dell'e-commerce. Abbiamo approvato la nuova programmazione italiana sulla politica agricola comunitaria. Per il nostro paese vuol dire oltre 50 miliardi di euro di investimento da qui al 2020. Predisposto il piano per l'internazionalizzazione con questo grande obiettivo di arrivare sempre al 2020 a toccare quota 50 miliardi di euro di export agroalimentare. Abbiamo introdotto alcune modifiche importanti sul versante della burocrazia, della semplificazione amministrativa. Ne dico e ne ricordo una per tutte: dai primi del 2015 noi partiremo con il registro unico dei controlli sulle imprese agricole come grande strumento di semplificazione di tutti i procedimenti di controllo amministrativo. Poi abbiamo una marea di altre cose da fare, però devo dire che in pochi mesi abbiamo messo in moto una macchina secondo me molto interessante e positiva. Senta, negli ultimi anni una tendenza che si è registrata è quella dell'impegno dei giovani in agricoltura. Molti giovani scelgono di impegnarsi in questo settore, cercano occupazione, cercano di investire e di creare nuove attività. Salgono anche le iscrizioni per esempio alle facoltà di agraria. Assolutamente. Ecco, anche in questo caso, cioè il governo e il ministero in particolare tentano di aiutare questo. Assolutamente percorso. Sì. Guardi, proprio la sfida generazionale è una delle tre grandi questioni che noi abbiamo messo al centro della nostra attività. Le altre due sono il reddito degli agricoltori e l'organizzazione, perché questo settore ha bisogno di un grande salto in avanti anche dal punto di vista delle sue dinamiche organizzative. La terza grande sfida è proprio quella dei giovani. Noi abbiamo ancora una percentuale di imprenditori agricoli under 40 molto al di sotto della media europea, più o meno la media europea è attorno all'8%, noi siamo al 5%. Abbiamo presentato un piano giovani interamente dedicato proprio a questo obiettivo, si pensi anche solo al fatto che con la nuova PAC, con la nuova programmazione agricola comunitaria, noi destiniamo 80 milioni di euro all'anno solo per gli under 40 che intendono intraprendere nell'impresa agricola, e proprio questa sfida generazionale è uno dei grandi cardini del nostro progetto. È molto vero quello che diceva lei prima, noi abbiamo quest'anno un più 44% di iscrizioni alle facoltà di agraria al nord come al sud, e la cosa interessante è che abbiamo oggi la prova provata che chi si laurea in queste discipline, la facoltà di agraria così come scienze e tecnologie alimentari per dirne un altro, poi trova abbastanza rapidamente lavoro
e ha un reddito, uno stipendio già solo nei primi mesi della sua occupazione molto più alto di tanti altri laureati. Mi ricordo bene la differenza tra uno primo stipendio di un laureato in agraria rispetto ad un laureato in giurisprudenza e devo dire che fa una certa impressione. Senta, dal rapporto emerge che ci sono 120 prodotti agroalimentari in cui l'Italia è leader mondiale per qualità. Come si crea e soprattutto come si difende questa qualità? Questa è una delle frontiere più importanti per noi. Non dobbiamo nasconderci il fatto che in un mondo globalizzato dove i mercati anche più distanti sono in realtà alla portata di mano, noi dobbiamo riarticolare una strategia che leghi qualità e mercato. Non sempre il mercato chiede qualità, non sempre la qualità può arrivare su tutti i mercati. La grande partita che ha l'Italia è quella di irrobustire le sue reti di penetrazione, soprattutto su alcuni contesti emergenti, farlo senza abbassare il livello qualitativo di questi prodotti e però farlo con un salto di qualità nella capacità di arrivare su quegli scaffali. Noi giustamente denunciamo tutti i giorni il falso Made in Italy agroalimentare che invade spesso alcuni supermercati in giro per il mondo. Fin tanto che non riusciremo a portare il vero Made in Italy su quegli scaffali, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di imitare il food italiano. Su questo devo dire che stiamo molto lavorando anche con altri ministeri, penso allo sviluppo economico, soprattutto per studiare strumenti nuovi dal punto di vista organizzativo. Ci sono mercati come quello statunitense e sono mercati incredibili per il food, il vero Made in Italy agroalimentare italiano. Io penso che il 2015 sarà l'anno della svolta dell'agroalimentare italiano negli Stati Uniti e stiamo molto lavorando per predisporre un piano dedicato in particolare a quel mercato perché è straordinario per noi. Fuori dall'ambito UE è oggettivamente il mercato più interessante. Senta, per chiudere, ha parlato di 2015, a questo punto le chiedo che cosa vi aspettate e quanto vi aspettate da un appuntamento come quello di Expo 2015? Molto, molto, perché intanto c'è una cosa che già si registra oggi, cioè che fuori confine l'attenzione per il grande appuntamento di Milano 2015 è molto alta. Ci sono interi paesi, si pensi alla Cina, ma anche ai paesi africani che hanno deciso di aderire all'esposizione universale, che in realtà stanno veramente scommettendo sull'esposizione universale come strumento per poter far leva e conoscere di più l'esperienza italiana europea. Io mi aspetto molto perché al di là di tante difficoltà si capirà che la potenza di quel tema, nutrire il pianeta, energie per la vita, la grande sfida alimentare globale, in realtà è un grande tema dell'Italia. Noi non abbiamo il fisico di grandi stati come la Russia, gli Stati Uniti e le potenze emergenti che possono lavorare sulle quantità. Abbiamo però la forza di chi può confermarsi, anzi irrobustire la propria leadership sulle qualità e in particolare nel settore agricolo agroalimentare è riconosciuto ovunque il patrimonio di competenze, professionalità e di forza che l'Italia può esprimere. Questo è un punto di forza incredibile. Penso che l'esposizione universale ci potrà dare una grande mano a riposizionare l'Italia nel mondo.